Buon pomeriggio, mister. Allora, tre sconfitte consecutive chiaramente sono brutte anche da digerire, anche se queste tre sconfitte ci sono due partite contro due squadre in questo momento difficilmente affrontabili come Atalanta e Inter. Come hai cercato di, diciamo così, di caricare la squadra in vista del prossimo impegno? Non è in quel senso, non è difficile, perché abbiamo sempre un'altra opportunità davanti a noi per cambiare, per cercare di fare una buona partita e avere un risultato diverso, che abbiamo domani. È quello che è il bello del calcio, sempre la prossima partita che possiamo e abbiamo un'altra opportunità per cambiare. A livello, diciamo, di prestazione della squadra, ti ha deluso questa inefficacia nelle ripartenze che abbiamo avuto a San Siro, al di là della pressione che l'Inter ha fatto dal primo minuto? Ti ha deluso un po' questo di aspetto o ti ha deluso anche qualcos'altro? No, in quel senso dobbiamo migliorare, perché lo possiamo, e abbiamo dimostrato di farlo in altre partite. Poi è vero che a San Siro contro l'Inter non è mai facile, quella come è andata. Penso che una partita così, andare a San Siro a giocare contro l'Inter, si fa tutto nella normalità, è molto difficile da battere una squadra che poi in questo momento è in grande forma. Poi con degli episodi, se si continua nella normalità, diventa ancora più difficile da battere una squadra come l'Inter. Per caso, ripeto quello che avevo detto prima e dopo la partita, il calcio di Lautaro, la mancanza di andare a vedere un rigore per noi su Erlici, sono situazioni dove secondo me uscire dalla normalità di una partita contro una grande squadra come l'Inter ci dà la possibilità a un'altra squadra come la nostra di poter combattere fino a fine, come abbiamo visto l'altro giorno Torino-Empoli, 15 minuti di partita 2-0, poi una espulsione e la partita è diventata equilibrata e alla fine poteva anche vincere l'Empoli, ma in quel caso lì la tua osservazione è giusta e in quel senso dobbiamo migliorare. Se noi vogliamo avere un risultato diverso, un risultato positivo, dobbiamo sì continuare a difendersi bene insieme, tanto alto come tutti insieme bassi, però al recupero di palla dobbiamo fare meglio per mettere in difficoltà le squadre avversarie, che sia, ripeto, l'Inter o domani Sassuolo. Chi sta parlando di squadre in forma, il Sassuolo è forse questa settimana la squadra di cui stiamo parlando, sì. È la squadra del momento, anche secondo lei la più in forma? No, è una buona squadra, con dei giocatori individualmente, ma non solo da questo anno, sono da un po' già individualmente dei giocatori molto tecnici, molto come ti posso dire, che sanno quello che devono fare in campo, hanno una grande tecnica e a livello collettivo in questo momento stanno dimostrando di essere una squadra forte, e troveremo delle squadre ogni domenica o ogni partita con la sua forza, e noi con la nostra dobbiamo cercare di metterli in difficoltà, giocando a casa nostra e con una buona prestazione abbiamo un risultato diverso delle ultime tre partite. Si mette a parlare del Sassuolo, questo campionato abbiamo visto come abbia fatto quasi sempre delle buone prestazioni, ma con le squadre tra virgolette più forti, con le big, ha sempre fatto qualcosina in più, magari perdendo qualche punto per strada con le squadre di media o basse classifica, che è successo col Cagliari, con l'Udinese e anche in altre parti per il Genoa. Da questo punto di vista, domani si aspetta un Sassuolo diverso rispetto a quello che si è visto mercoledì a Napoli o magari con l'Inter in casa, anche se aveva perso nonostante una grande partita, o a San Siro contro il Milan? Mi aspetto il miglior Sassuolo possibile, noi dobbiamo essere, come lo saremo, pronti, preparati per affrontare il Sassuolo, ripeto, nella migliore condizione possibile, e noi giocando in casa dobbiamo approfittare anche
questo punto di cercare di lasciare gli scomodi in quei momenti che loro sono bravi, sul pareggio, sul possesso di palla, e cercheremo di, nel nostro modo e con le nostre forze, di metterli a disagio. Da circa un mese, no? Il sistema di gioco un pochino pure è cambiato, è modificato, e direi che gli effetti si sono anche visti sul piano della tenuta difensiva, perché comunque lo Spezia ha incassato meno reti, no? Ecco, ti chiedo, a che punto è però il processo di assimilazione anche degli automatismi da parte dei giocatori, se c'è stata una crescita? Perché nelle ultime, se avevo visto molto bene lo Spezia con il Torino, anche con l'Atalanta, prima ancora, nelle ultime due partite l'ho visto un pochino in difficoltà soprattutto sul piano delle ripartenze. E poi volevo sapere nello stesso tempo anche se domani vedremo uno Spezia un pochino più, come dire, con una carica agonistica, una ferocia maggiore rispetto magari alle ultime due partite, dove forse ho visto una squadra a volte un po' dimessa, un po' demoralizzata in certi frangenti. No, demoralizzata non credo che sia la parola giusta. Penso che abbiamo affrontato e noi lo affrontiamo ogni partita nel modo che dobbiamo affrontare per alla fine ottenere il miglior risultato possibile, e sempre cercando di avere qualcosa di positivo. Nel modulo, se andiamo a guardare il modulo, tante partite le abbiamo fatte in un modo o nell'altro, ma abbiamo giocato con tre attaccanti, abbiamo cercato di fare con tre centrocampisti e con quattro difensori di caratteristica, dico. E abbiamo cambiato magari la posizione di un giocatore o dell'altro in funzione a quello che pensiamo che possiamo mettere in difficoltà l'avversario e che noi possiamo essere in condizione di ripartire meglio o di avere le condizioni per quando abbiamo la palla di giocare negli spazi, giocare meglio e approfittare gli spazi che possono lasciare le altre squadre. Però se andiamo a vedere, normalmente abbiamo giocato con un portiere, quattro difensori di caratteristiche. Sì, caratteristiche, però magari nel posizionamento. Nel posizionamento, quello che ho detto prima, nel posizionamento diverso, cercando di sfruttare nella fase difensiva quello che ci può mettere in difficoltà l'avversario e nella fase offensiva cambiando la posizione di uno o due giocatori in campo, potendo metterli un po' in difficoltà per uscire un po' dell'abitudine che hanno nella fase di non possesso. Buongiorno mister, due domande flash. Rispetto insomma al dato oggettivo dei gol presi, che sono tanti, la difesa, insomma non solo la difesa, diciamo, la fase difensiva. A questo punto del campionato ti sei fatto un'idea precisa su come poter rimediare a fase difensiva? E seconda, se abbiamo notizie fresche su un Guyamba sul 99 che è arrivato da circa un mese, perché per quanto mi riguarda non ho più avuto notizie. La prima domanda, quest'anno abbiamo stabilito anche un record di rigori incontro. Magari non accadeva, si poteva, certi rigori sono stati, altri esagerati. La nostra fase difensiva e anche poi i gol che abbiamo preso sono magari 7 rigori incontro e nessuno a favore, anche quello del Pordenone in Coppa Italia sarebbe 8. Io ho detto già ai miei collaboratori, ho detto domani mi impedirmi di andare a abbracciare, o domani o per il futuro andare a abbracciare l'arbitro che oserà fiscare un rigore o darci un rigore a favore, perché sennò poi mi prendo un giallo. E stiamo cercando di rimediare queste situazioni. È vero che abbiamo passato a difendere un po' più bassi con certe squadre, perché pensiamo noi che lo possiamo fare meglio, sempre cercando di mantenere un equilibrio di squadra, quello che ho detto al vostro
vostro collega con quattro difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti, ma possiamo anche nel futuro cambiare. A San Siro abbiamo preso due gol, magari evitabile anche perché il secondo l'abbiamo preso con un giocatore che non doveva essere al campo, che ha tirato da fuori l'aria e poi ha fatto il gol sul un altro rigore a favore dell'avversario. E sono le situazioni dove noi tutti i giorni cerchiamo di trovare una soluzione per prendere meno gol e cercare di arrivare nell'area avversaria, creare situazioni di gol per i nostri attaccanti o per i nostri centrocampisti o anche quelli che arrivano da dietro, per essere capaci di finire un'azione di gol. Su Orelia si sta allenando come tutti gli altri e quando io penso o quando io vedo che sarà pronto lo vedrete in campo, e finché non sia così si allenerà per mettersi in condizione come tutti gli altri. Salve mister, volevo chiederle due considerazioni sue su due giocatori dalla partita di Milano, in particolare su Kivior, che abbiamo visto esordire proprio a San Siro contro l'Inter. Che impressioni le ha dato e cosa le offre a livello tattico in più? Abbiamo visto una sorta di anche se lei appunto parlava di quattro difensori, abbiamo visto una sorta di difesa 3 a Milano. E in più su Manai, che ha avuto una ottima prestazione a livello di possesso palla, ha lottato con i difensori dell'Inter, magari è stato un po' meno incisivo davanti, ma abbiamo detto la squadra era un pochino schiacciata. Che impressioni l'hanno data? Chiudio è una buona impressione, non sorprende perché in allenamento si sta allenando molto bene. Un giocatore di una caratteristica interessante, perché è un difensore mancino e noi in squadra abbiamo Jimmy e lui, e la sua risposta in campo a San Siro nella prima partita con noi è stata una risposta molto interessante sia per lui che sia per le squadre. Possiamo contare con un giocatore che ha un buon piede, sa uscire bene la palla da dietro, ha dimostrato un carattere molto interessante, una partita non facile da giocare contro l'Inter. E su lei sono contento, ma non adesso, lo vedo molto bene da 3-4 settimane che si sta allenando molto bene tutti i giorni, e non mi sorprende la partita che ha fatto, perché quando ti alleni così ogni giorno, quando ti tocca giocare sei pronto e sei disponibile, e lui ha fatto, ripeto, una partita molto difficile, ha fatto un buon lavoro non solo individualmente, anche collettivamente, perché è vero che nella fase d'attacco, come tutta la squadra, non abbiamo fatto una partita in attacco come si poteva prevedere prima, perché siamo andati a giocare contro l'Inter e non è che andiamo a San Siro a fare il 60% di possesso palla e stare in attacco 20 tiri in porta. Però tutto quello che ha fatto con l'intenzione giusta, con la mentalità giusta, tanto in attacco come in difesa, e sono molto soddisfatto, e vedremo per le prossime partite si sarà negli 11 che iniziano o entrerà per aiutare la squadra e i suoi compagni a continuare con la prestazione, con il livello che possono dare quelli dall'inizio. E se non sei da titolare, mi aspetto tutto quello che ha fatto a San Siro, anche di più, perché è un ragazzo che ha una qualità enorme, fisica, tecnica, e è capace di fare. Allora si prende una grossa responsabilità, perché deve dimostrare come lo sta facendo in questo momento ogni giorno. La domanda che ti voglio fare è questa: vedi un attimino la squadra in questo momento un po' impaurita dalla posizione di classifica o del fatto di non riuscire magari a sviluppare
il gioco come facevamo nelle prime giornate, forse con la testa un po' più libera. Paura no, noto il rispetto necessario per affrontare una squadra, per esempio come l'Atalanta, come l'Inter, anche se con l'Atalanta abbiamo fatto per un periodo una partita interessante. Con il Bologna torno a parlare delle situazioni di gioco dove se va a favore dell'avversario la partita può andare da una parte, se va a favore nostro la partita va da un'altra. Non abbiamo iniziato male, primo tempo abbiamo fatto bene e anche loro. Credo che si è visto due squadre equilibrate in campo. A noi ci è mancato un rigore su Mbala che può cambiare la partita, invece dall'altra parte alla fine una partita così equilibrata, si fischia un fallo discutibile. Non ho fatto il metraggio della barriera discutibile, non l'ho fatto mai discutibile. Abbiamo preso un rigore, abbiamo preso un gol e poi non si è giocato più. A San Siro non voglio essere ripetitivo, però ho già detto tutto quello che è successo in una partita dove se va tutto normale è normale che la vinca una squadra come l'Inter perché è forte. E sono situazioni dove va da una parte o dall'altra. In questo momento o da quando abbiamo iniziato il campionato spesso è andato dall'altra. E in Paulita no, vedo un rispetto giusto per la partita dove andiamo a affrontare con le nostre forze, con le nostre armi, però sempre con spirito e coraggio di fare una buona prestazione, con la nostra idea, con la nostra strategia che la mettiamo sempre prima della partita e cercando sempre di avere un risultato positivo. Faccio l'ultimissima su un po' di turnover che comunque hai fatto, insomma alcuni li hai fatti riposare mercoledì, probabilmente li vedremo in campo in questa partita. Finalmente hai l'opportunità ora di scegliere tra più giocatori, questo è sicuramente un vantaggio, però bisogna farlo fruttare al meglio. Non direi riposare perché non mi piace. Rifiattare, non so. No, ho utilizzato i giocatori che mi sembravano. Ho utilizzato i giocatori che erano pronti, che erano nella miglior condizione per affrontare. Lo sappiamo che sono tutti titolari, cioè è normale che un allenatore dica che tutti i giocatori sono titolari. Cioè non ci aspettiamo che dici che ci sono dei titolari e delle riserve. Perché è la mia realtà. Ma non lo fa nessun allenatore. Io lavoro così, penso partita a partita, abbiamo sempre un'opportunità nuova per fare una buona partita, avere un risultato che abbiamo bisogno, non cerco di pensare nella prossima settimana, nella partita successiva, non riesco a lavorare così, magari sbaglio io, ma è il mio modo di lavorare per la prossima partita, come contro l'Inter, metterò quelli che sono pronti e che sono la squadra migliore in questo momento per affrontare, tanto quanto abbiamo affrontato l'Inter, come domani per affrontare il Sassuolo. Turnover, abbiamo giocatori giovani che credo che a questa età non hanno bisogno e devono giocare per me i migliori. Grazie. Ma posso fare un'ultima domanda? Il fatto che siete Europa, non prima. Devi dirlo prima. No, ti chiedo questo, ormai sono 5 mesi, no, che lavori qua a Sperche, quindi volevo sapere da te un po' un giudizio sui tifosi olandesi, perché non ne parlerò mai di questo aspetto qua. E anche soprattutto anche in termini di entusiasmo, Spezia è una piazza particolare dove secondo me l'entusiasmo, soprattutto al picco, è fondamentale.
non so, ecco, questo entusiasmo dal tuo punto di vista non devono anche cercare di dare qualcosa in più anche voi protagonisti, ma non mi riferisco solamente in termini di grinta o di determinazione in campo, ma anche di atteggiamenti, perché la gente rispetta, si nutre anche di questi aspetti qua. Faccio l'esempio emblematico del tuo abbraccio che è avvenuto con la partita con la Salernitana, per creare un'empatia che a mio giudizio a volte vedo che è un po' assente. Il pubblico qua in Spezia solo da elogi, perché hanno fatto sempre quello che dovevano o quello che si sentivano da fare, che era aiutare la sua squadra, e sono convinto che parte sempre da noi in campo, che non ci è mancato mai ai giocatori a dare loro 100%. In una partita un po' di follie, perché ci voleva la partita, un'altra sempre con il cuore, ma anche un po' di più con la testa, perché si chiedeva in questa partita, perché sono situazioni diverse, squadre diverse che affrontiamo, e domani, ripeto, un'altra opportunità che con la nostra idea, la nostra strategia cercheremo di avere un risultato diverso di quelle ultime tre partite, perché lo vogliamo noi per primi, e poi sono convinto che anche i tifosi, questa empatia si creano nel momento, sono sensazioni, emozioni. Io quando vado ad abbracciare i tifosi dietro di me non è che l'ho pensato e studiato prima, non esiste, non vivo la vita così, non sono uno a prepararmi in queste situazioni, vivo il momento e come va il momento io devo agire, ogni tanto sbaglio, ogni tanto no, e questo sarà domani. Ma li senti vicini, tifosi, a te? Tutti i giorni, tutti i giorni. E la nostra situazione, hai detto bene, 5 mesi passati, la nostra situazione, abbiamo bisogno di tutti insieme, e domani è una enorme opportunità di vedere un stadio pieno che aiuta i suoi giocatori, e parte tanto da noi in campo, con la nostra idea, ripeto, con la nostra strategia per affrontare il Sassuolo, ma daremo sempre, come abbiamo fatto fino ad oggi, il massimo per avere quello che vogliamo tutti, che è un risultato diverso, e non sarà differente domani. Faremo del nostro meglio e anche di più insieme come squadra, per ottenere quello che, ripeto, vogliamo e abbiamo bisogno, che è dei punti. Grazie.